è una storia strana, scrive Piero Simondo nell'introduzione a una raccolta di suoi testi e interviste, che in una cittadina di provincia, in un paesino di montagna, si sia ritrovata la più internazionale, avanguardistica avanguardia d'Europa. Questa storia strana, eccentrica e dissimmetrica, ma di grande rilevanza nel dibattito teorico sul rapporto fra arte, politica e società e negli sviluppi delle ricerche di punta degli anni 50, è quella del laboratorio sperimentale del Movimento Internazionale per un Bauhaus immaginista ad Alba e della nascita dell'Internazionale situazionista a Cosio d'Arroscia. Di queste due esperienze, per molti versi interconnesse fra loro, Simondo, con la moglie Elena Verrone, è stato uno dei protagonisti. È stato fondatore, insieme ad Asger Jorn e Pinò Gallizio, del laboratorio nel settembre del 1955 e poi anche membro fondatore dell'Internazionale situazionista, insieme a Debord, Jorn, Michel Bernstein, Ralph Ramney, Verrone, Walter Olmo e Gallizio. L'esperienza del laboratorio si esaurisce nel 1957 e la breve permanenza nell'Internazionale situazionista di Simondo e di Verrone e Olmo si interrompe nel giugno del 1958 per divergenze insormontabili con Debord. Prendendo in considerazione l'insieme dell'opera dell'artista, emerge con grande evidenza, fin dall'inizio, una lineare coerenza teorica e metodologica, caratterizzata da alcune fondamentali finalità estetiche, etiche, politiche e sociali. L'arte è intesa come esperienza di libera creatività, continuamente aperta a nuove soluzioni sperimentali, contro ogni forma di subordinazione ai codici estetici ufficiali, contro ogni tipo di condizionamento derivante dalle regole del sistema mercantile e contro l'idea dell'artista come professionista. L'arte deve svilupparsi soprattutto come esperienza collettiva, nella misura in cui tutti possono produrre i loro valori, diventare artisti agendo e contribuendo culturalmente e creativamente alla trasformazione qualitativa della società. Fondamentale in questo senso è la concezione che Simondo ha del laboratorio sperimentale come luogo privilegiato della messa in atto e della verifica costante di metodologie operative, un po' come nel caso dei laboratori di ricerca scientifica, capaci di innescare dei processi concretamente estetici, generatori di inediti, stimolanti e destabilizzanti risultati sul piano dell'espressività visuale e su quello delle reazioni psicologiche, emotive, mentali, in rapporto al contesto reale. Il laboratorio d'Alba, come progetto di un Bauhaus immaginista contro la razionale funzionalizzazione dell'arte al servizio dell'industria, per un rivoluzionario sviluppo dell'unità delle arti e per un più creativo rapporto fra arte e scienza, è naturalmente per Simondo una fase essenziale di formazione e di messa a fuoco delle sue convinzioni. Rispetto alla visione più teorica e movimentista di Jorn, meno interessato a un lavoro collettivo, e alla fantasiosità di Gallizio, Simondo è sostenitore di una pratica di gruppo e di una direzione più freddamente metodologica, che, ben inteso, non aveva nulla di pedantemente programmato, ma che era tesa a creare operativamente delle situazioni impreviste di scoperta. A partire dal 1954, comincia a realizzare con assoluta libertà espressiva dei monotipi su carta, utilizzando soprattutto matrici in vetro, ma anche di altri materiali, dell'inchiostro e come solvente della nafta. In
inizia ad esporre delle ceramiche nel 1952 ad Alba, dove si trasferisce e diventa amico di Pino Gallizio, iniziandolo alla pratica artistica. Nel periodo 1968-72 è la volta della serie di pitture manifesto, in cui, utilizzando foto dell'attualità, dello spettacolo riciclate da giornali e riviste, elabora anche con interventi pittorici delle operazioni di collage e di détournement, con valenze di denuncia politica e di critica degli stereotipi dominanti. La sperimentazione di materiali e procedimenti pittorici non ortodossi prosegue negli anni 70 e 80 con le ipopitture, le nitropitture e i nitroraschiati. L'idea di fondo è sempre quella di creare delle condizioni di insorgenza di pittura autoprodotta, con stratificazioni di vernice industriale che si compenetrano con l'utilizzazione di solventi e con raschiamenti. A Simondo interessa far emergere dalla materia stessa, stimolando le sue forze espressive spontanee, non condizionate da una imposizione formale esterna, una dimensione estetica primigenia, profondamente originale e autentica perché, programmaticamente e metodologicamente, non prevista né prevedibile. Cerca di scoprire un'altra dimensione dell'arte attraverso il rovescio dell'arte. Negli anni 90, l'artista, come dice lui stesso, si è concesso di nuovo l'uso del pennello e dei colori, dato che l'angoscia d'avanguardia si è attenuata, e ha prodotto quadri e trittici di intensa e immaginifica libertà espressiva, dove la qualità della pittura risuona magnificamente di vitali echi lontani.